Altro problema, sono arrivato alla fine dei problemi, è quello di, 5 minuti e finisco, è quello di gestire l'informazione. Questo era inaspettato come problema, ma sta diventando un problema enorme. Come citavi tu stessa all'inizio, non basta mettere insieme i dati di genomica, bisogna mettere insieme i dati clinici, e non solo i dati, che è un po' offensivo per un paziente di quei 15 giorni che sta in un ospedale, ma poi i dati della sua vita. Sarebbe straordinario essere collegati con le banche regionali, del national, del sistema Servizio Sanitario Nazionale. Pensate che potenza che sarebbe avere solo la storia dei farmaci, se semplicemente poter accedere ai registri delle farmacie, che ti dà la storia farmacologica di una vita. C'è bisogno di informazioni che provengono dall'ambiente, no? Dagli stili di vita, cioè quantità di dati enormi che non siamo in grado di gestire fisicamente per mancanza di risorse, per mancanza di analitica, quella che si chiama big data analysis, che non siamo pronti, perché non c'è mai stata l'esigenza di parlarsi con gli informatici, matematici e statistici. Ovviamente è nata questa esigenza e dobbiamo anche un po' correre. E poi c'è anche un problema di saperli gestire, di costi, cioè io non sapevo neanche cos'era il PETA, che è l'unità di misura dei dati. So solo che costa un sacco e finisce in pochi mesi, e questo implica chiaramente un problema non indifferente. E l'ultimo, e questo non lo cito perché non è di mia competenza, nascono tutta una serie di problemi etici, legali e sociali. Tu hai citato il costo, che è gigantesco. Le cifre che tu hai citato rispetto, ad esempio, all'ultimo che abbiamo visto, immunoterapia cellulare, che è sui 450.000 euro a procedura, implica un problema gigantesco di democrazia della salute, naturalmente. Cioè, non c'è dubbio che sia insostenibile, non credo che questo... Ma poi esistono problemi di proprietà del dato, di chi sono questi dati, chi li può patentare. È facile dire i dati sono del paziente, ma che significa poi che il paziente condivide le revenues di una company che fa un brevetto sui suoi dati? Sta succedendo che alcune company propongono, company che fanno genetic screen ai consumatori, non ai pazienti, propongono in cambio shares delle company. Ecco, ma questi sono problemi naturalmente non indifferenti, che dovranno essere affrontati. Finisco dicendo, e non ho tempo di entrare, faccio un piccolo flash su Human Techno, poi come mi hai chiesto. Io credo che ci siano delle grosse priorità, che siano quelle di affrontare questi problemi in termini di sistema, che non significa che le singole istituzioni non abbiano il dovere di affrontarlo individualmente, perché l'eccellenza è sempre una driving force, ma anche l'eccellenza rispetto a questa, alla dimensione, alla scala di questi problemi, ha bisogno di infrastrutture e di network, perché immaginate semplicemente, banalmente, il tumore, parlo sempre di tumori, conosco quello, si sta frammentando, no? Uno prima pensava breast cancer, è il tumore della mammella, il mio istituto vede migliaia di tumori della mammella, che problemi ha a fare un clinical trial? Beh, non è vero, perché scomponendo il tumore della mammella nella sua vera entità genetica ne vediamo 3 all'anno, se non ci mettiamo insieme con altri 30 istituzioni, quei poveri 3 pazienti non faranno mai nessuna sperimentazione, perché non ci sono i numeri, e questo è l'elemento più banale che necessita.